attenzione particolare a questo Giulio e per porgergli gli auguri di buon lavoro in questo nuovo con noi in Calabria, la guida di Trenitalia, tra l'altro di fiducia sulle, come dire, di garanzie sul percorso che abbiamo imboccato. Lo stanno portando avanti. Noi abbiamo assunto, vorrei fare una considerazione di ordine generale, abbiamo assunto il problema della accessibilità. E qual è il ruolo e il sostegno che dà la Regione a questi nuovi collegamenti? No, la Regione ha aperto un confronto con il Ministero dei Trasporti, con Trenitalia. Abbiamo prima ottenuto il risultato di evitare l'entratura della Freccia d'Argento nella stazione di Napoli guadagnando mezz'ora. Adesso abbiamo insistito per la seconda coppia. La seconda coppia partirà con un nuovo orario ferroviario, con appunto un treno che partirà la mattina da Roma per Reggio Calabria e la sera da Reggio Calabria per Roma. Quindi appunto abbiamo una seconda coppia servendo in modo più razionale e più rispondente ai bisogni la nostra regione. Insisteremo naturalmente in questa direzione per rafforzare i servizi, ma soprattutto questo avviene in un quadro di strategie, di politiche dei trasporti che vede anche appunto l'avvio dello studio di fattibilità per che l'alta velocità possa raggiungere Salerno fino a Reggio Calabria, quindi completare pienamente quella che è la linea che parte da Milano, da Torino, da Venezia verso Reggio Calabria. Intanto chi viaggia sui treni regionali molto spesso la domenica non li trova, potrebbero essere una risorsa per il turismo ma spesso mancano, cosa possiamo aspettare? Ma anche su questo abbiamo aperto con Trenitalia un confronto per rafforzare il trasporto pubblico locale, stiamo investendo nel ammodernamento delle reti, sulla Ionica abbiamo destinato 530 milioni di euro i cui cantieri sono già aperti per l'ammodernamento di una ferrovia realizzata ai tempi di Cavour, alla quale non si poneva mano, non si è messo mai mano, così come per quanto riguarda i collegamenti con le aree interne della nostra regione, è in campo un progetto di modernizzazione della mobilità, sia di lunga percorrenza, sia per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Ecco, la Regione con 6 milioni di euro, sta per partire il comitato tecnico che prevede la presenza di rappresentanti della Regione, del Ministero dei Trasporti e del Ministero del Mezzogiorno e della Coesione. E naturalmente il comitato tecnico dovrà procedere ad attivare tutte le procedure per la definizione dello studio. Si tratta di una nuova offerta che si raddoppia per quanto riguarda il segmento Freccia Argento. È un servizio che Trenitalia fa a mercato, quindi risponde a una bellissima esperienza che è nata l'anno scorso con una prima coppia di Freccia Argento che è nata in collegamento tra Roma e la Calabria, fino a Reggio Calabria. Questa esperienza assolutamente positiva ha incoraggiato Trenitalia a sfidare ulteriormente il mercato, quindi con una nuova coppia di treni Freccia Argento, quindi un collegamento Roma-Reggio Calabria in partenza il mattino da Roma e un collegamento Reggio Calabria-Roma in partenza il pomeriggio da Reggio Calabria, quindi un completamento dell'offerta che nasce andando a cogliere, questo è l'obiettivo e l'auspicio, le esigenze di mobilità lunga percorrenza della Calabria, anche attraverso un'interlocuzione molto molto proficua, seria e utile per noi con la Regione che ha fortemente sponsorizzato questa iniziativa, partendo anche dalla prima coppia nata l'anno scorso e che ha dato effettivamente dei buonissimi risultati per l'impresa Trenitalia. C'è un sostegno pubblico oppure un servizio che funziona da sé? È un servizio a mercato, quindi è un servizio che si regge da sé e ovviamente Trenitalia che compete sul mercato monitorerà con fiducia l'andamento del servizio, auspicando che i ritorni siano come quelli verificati per la prima coppia, quindi è un,
servizio assolutamente a mercato, si reggerà sulla risposta che il territorio riesce a dare a questo nuovo servizio che raddoppia, ripeto, i collegamenti veloci tra la capitale e la Calabria. E con il resto invece dei trasporti della regione, che tipo di servizio si possono aspettare i calabresi? Ovviamente per il ruolo che rivesto mi concentro sul trasporto a lunga percorrenza, l'offerta rimane nella stessa quantità, ovviamente l'impegno è costante per garantire un incremento qualitativo del servizio. A questa offerta che avete, di cui il territorio ha beneficiato fino ad oggi, dal 10 di dicembre aggiungiamo una nuova coppia di servizi veloci. Ecco, sull'alta velocità, il Presidente, c'è uno studio di fattibilità per portarla finalmente a completare anche l'asse sul Mezzogiorno d'Italia. Trenitalia, da questo punto di vista, cronologico e di interesse economico, allora, sarà questa alta velocità? Ovviamente Trenitalia è l'operatore di trasporto, quindi siamo consapevoli di un impegno importante per lo sviluppo della rete nel Mezzogiorno, in particolare sulla direttrice tirrenica oltre che sull'Adriatica. Ovviamente Trenitalia è contenta di questo, perché poter migliorare i tempi di viaggio, offrire un servizio ancora più veloce, è l'auspicio che sicuramente l'operatore del servizio ha. Siamo fiduciosi perché la strategia di sviluppo del trasporto ha una importante focalizzazione sulle direttrici di traffico che le ho appena citato, quindi ovviamente noi siamo pronti a seguire e a monitorare l'incremento prestazionale della rete, perché potremmo offrire un servizio ancora migliore, ancora più veloce, ancora più di qualità e performante per la popolazione. Qual è la differenza di velocità che c'è dopo Salerno? Diciamo, parliamo di due linee che hanno caratteristiche infrastrutturali diverse. Da Salerno in su c'è una linea alta velocità, una linea costruita per andare a 300 km/h. Da Salerno in giù noi sappiamo, e siamo fiduciosi di questo, di un sviluppo della rete con un possibile incremento della velocità fino a 200 km/h. E questo è uno standard assolutamente buono per garantire dei tempi di viaggio e di collegamento ottimali. Soprattutto credo che la gradualità degli interventi possa garantire un incremento anche graduale, ripeto, scusate il gioco di parole, della qualità del viaggio. Quindi sostanzialmente siamo pronti a cogliere i benefici di sviluppo della rete migliorando l'offerta. Lo facciamo perché siamo sicuri che il territorio risponderebbe ancora meglio. Quindi attualmente qual è la velocità e quali sono le fermate nel resto della Calabria oltre a Reggio? Allora, diciamo, l'offerta è diversificata, quindi se parliamo della nuova coppia di Freccia Argento, quindi i collegamenti più veloci, il treno in partenza da Roma effettua le fermate di Paola Lamezia e Villa e Reggio, Rosarno, chiedo scusa anche. Mi suggeriscono giustamente. Poi abbiamo un'offerta che per gli altri prodotti, Freccia Bianca e Intercity, ovviamente ha una più vasta gamma di servizio, perché la caratteristica del servizio stesso è ovviamente diversa. E la velocità? Il tempo di viaggio da Roma a Reggio, noi valutiamo il tempo di viaggio, siamo l'operatore del servizio, è di 4 ore e 52 minuti.